Buongiorno a tutti, non illudetevi, non sarà una chiacchierata leggera, anche se le figurine fanno pensare a quello. Dunque, le MICE in pediatria esistono e, come avete già visto, vi ha fatto vedere prima il professor Armuzzi, le localizzazioni, comunque la maggior incidenza, ce l'abbiamo più o meno nella stessa parte del mondo che abbiamo ritrovato negli adulti, quindi il mondo cosiddetto occidentale. Questo è un lavoro che risale già a diversi anni fa. La cartina, vedete in rosso, sono le zone a maggior incidenza. L'Italia sembrerebbe una zona a bassa incidenza. In realtà le cose sono cambiate. Sono cambiate e vedete i numeri. Questi sono un vecchio lavoro del 2002 della nostra società di gastroenterologia pediatrica e vedete come il numero di bambini affetti, e per me i bambini arrivano fino ai 18 anni, quindi bambini ragazzi, affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale è aumentata negli anni. Se prendiamo la nostra casistica, vedete ancora meglio come, ferma al 2014, ma vedete ancora meglio come l'aumento sia stato in effetti molto molto elevato. Se voi andavate negli anni 90 in Inghilterra, nei reparti di gastroenterologia pediatrica, molti erano già i ragazzi affetti da MICE, mentre invece in Italia erano ancora casi quasi aneddotici. Quindi è una malattia che sicuramente è in aumento, non solo perché siamo diventati più bravi a diagnosticarla, e in Italia abbiamo alcuni centri che si occupano di curare questi bambini, ma anche perché c'è un aumento realmente dell'incidenza di queste malattie. Ma scusate, qual è l'età che viene colpita da malattie infiammatorie croniche intestinali? L'età pediatrica, tutte le età. Questa è Giorgia, è una nostra bambina, la bambina più piccola. Abbiamo diagnosticato una malattia infiammatoria cronica intestinale a 10 mesi di vita. Quindi voi capite quale può essere l'impatto sulla famiglia, ma anche sulla vita di questa bambina, costretta comunque a fare esami invasivi come sono la colonscopia e la gastroscopia e comunque a fare anche delle terapie. Per cui tutti i bambini non sono esenti da rischio di sviluppare una malattia infiammatoria cronica intestinale. La fascia più, diciamo, di età più bassa per fortuna è molto limitata, è sotto l'1%, ma tenete presente che sono patologie particolarmente aggressive che quindi richiedono un particolare impegno da parte della famiglia ma anche da parte del pediatra nel seguire questa malattia. Abbiamo dei sintomi che ci possono aiutare in qualche modo a capire se il nostro bambino o ragazzo può avere una malattia, può sviluppare una malattia infiammatoria cronica intestinale? Sicuramente sì. Adesso io non mi soffermo, questo è un elenco di sintomi, le cosiddette bandierine rosse, che ci possono aiutare nell'identificare bambini che possono avere questa malattia. Voglio solo soffermarmi su un aspetto che ha già citato il professor Rizzello e che è l'arresto della crescita. L'arresto della crescita può precedere di anni l'insorgenza della malattia infiammatoria cronica intestinale, ma non solo. I nostri ragazzi corrono purtroppo il rischio di avere un arresto della crescita dovuto ad un'attività della malattia, tant'è che noi utilizziamo proprio la ripresa della crescita o comunque l'andamento della crescita del nostro ragazzo per valutare anche il successo delle nostre terapie. Ma la MICE, la malattia infiammatoria cronica del bambino, è diversa da quella dell'adulto? Sì, è diversa, anche se abbiamo alcuni caratteri fondamentali che ovviamente si ripetono. E quali sono queste differenze? Nella malattia di Crohn è una malattia più estesa, nella colite ulcerosa è una malattia più estesa che può andare incontro più facilmente a chirurgia, e il professor Poggioli ben lo sa perché riceve le nostre telefonate di pazienti che devono essere operati in urgenza, se non in emergenza. Sono bambini che non solo rischiano il colon, quelli che hanno una colite ulcerosa particolarmente aggressiva, ma rischiano la vita. Quindi il discorso che faceva Fernando all'inizio di centri ad alta specializzazione, ancora di più in pediatria perché i numeri sono piccoli e vanno concentrati, ha una ragione in più.
Ancora, non mi soffermo ovviamente sulla piramide terapeutica, è solamente per farvi vedere come noi abbiamo la possibilità di utilizzare una terapia che si chiama nutrizione enterale, una sorta di latte che noi utilizziamo nei bambini affetti da malattia di Crohn, i quali per otto settimane, si cibano solamente di questo preparato. Quindi una terapia che noi utilizziamo in pediatria per trattare la malattia di Crohn. Ma le nostre terapie mettono a rischio i bambini? Sicuramente sì, e il rischio più importante che corrono è il rischio infettivo. Rischio infettivo che, come vedete, aumenta a mano che noi aumentiamo, ricorriamo a un'associazione di terapie. E qui devo citare le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono importantissime. Sono importantissime nel bambino sano, ma lo sono ancora di più nel bambino malato di malattia infiammatoria cronica intestinale, perché il vaccino ci preserva da quelle che possono essere malattie che più facilmente questi bambini prendono a causa delle terapie a cui sono sottoposti. Ancora due diapositive, poi vi lascio. Uno è relativo ai problemi del bambino nella società e nella scuola. Sono bambini che perdono scuola, sono bambini che faticano a studiare e sono bambini che hanno la preoccupazione, soprattutto dopo una certa età, diciamo i bambini che hanno un'età superiore ai 10 anni, hanno un'incertezza sulla propria salute futura. Immaginate ovviamente i genitori, ancora di più vivono questo problema. Noi abbiamo la possibilità di risolvere parzialmente questi problemi, certo, e il team multispecialistico che qui vedete elencato solo parzialmente ci dà una grossa mano. Voglio citare, a questo proposito sono contenta che ci sia qui Concetta, anche l'associazione. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver organizzato per primi in Italia un gruppo genitori che sta un pochettino, diciamo, cercando di darci una mano e sta cercando di estendere la rete a tutta l'Italia. Ci sono delle differenze anche nel trattamento di queste patologie, abbiamo visto, bambino-adulto. Abbiamo detto dei numeri, l'età pediatrica, queste malattie sono più rare rispetto all'adulto, rappresentano circa il 25% di tutte le patologie dell'adulto. Le caratteristiche di malattia ve le ho un po' elencate. Quello che mi preme sottolineare è l'aspetto di comunicazione che il pediatra, l'attenzione che il pediatra deve avere costantemente nei confronti della famiglia e del paziente, perché ovviamente il paziente cresce, ovviamente il bambino non è un piccolo adulto e quindi deve adattare le proprie capacità comunicative a seconda dell'età a cui ci troviamo di fronte. Ed infine l'ultimo aspetto che mi preme sottolineare è quello della transizione. Che cosa vuol dire? Vuol dire il bambino che diventa adulto e quindi deve passare al gastroenterologo dell'adulto con tutta la sua storia di malattie e tutte le terapie fatte. Quindi la transizione è un problema che investe tutta la famiglia e il paziente pediatrico deve diventare da passivo, deve diventare un paziente attivo. Quindi, in sintesi, malattie che esistono, che sono in aumento anche in pediatria, che devono essere indirizzate a centri molto specializzati nella cura di queste malattie e che devono, e comunque si deve instaurare sempre un'alleanza terapeutica con la famiglia e con il medico curante. E vi lascio sulla poesia di una scritta da una paziente proprio che io sto seguendo. Grazie. Grazie. Un giovane ragazzo a 30 anni, gli facciamo diagnosi di malattia infiammatoria, lui nel frattempo ha avuto un bambino, quando secondo te lui deve preoccuparsi per questo suo bambino, stabilito che quel bambino ha un rischio maggiore rispetto alla popolazione normale di avere la stessa malattia del padre o della madre? Deve preoccuparsi quando compaiono quei sintomi di allarme di cui parlavamo, quindi un bambino che non cresce, un bambino che ha una diarrea cronica, che ha un mal di pancia accompagnato a una diarrea cronica, una perdita di peso, che ha il sangue nelle feci. Direi che questi fondamentalmente sono i sintomi di allarme.
vanno fatti vedere ovviamente al pediatra. C'è anche da dire che la classe pediatrica, perlomeno in Emilia-Romagna, adesso io parlo in particolare di Bologna e provincia, è particolarmente sensibilizzata al riconoscimento di questi sintomi, tant'è che nell'ambito della nostra, così, del nostro servizio di gastroenterologia pediatrica hanno dei posti dedicati proprio per inviarci pazienti con sospetto di malattia infiammatoria cronica intestinale. Fondamentalmente però un genitore, allorché ha un figlio, direi che deve vivere discretamente tranquillo. E posso fare una domanda anch'io? Prego. No. Se ci sono, visto che probabilmente questo è un problema relativamente diffuso, laddove ci sono dei genitori, hanno dei figli, quando hanno questa malattia esiste un test che si può raccomandare di fare come screening? Esiste uno screening specifico per queste malattie? Noi consigliamo, oltre a una visita specialistica, agli esami di base, la calprotettina fecale, che è un paziente sintomatico, sì certo, in un bambino con dei sintomi, certo, in un bambino asintomatico non è necessario fare visite specialistiche, è sufficiente andare dal pediatra regolarmente. Buonasera, buonasera a tutti, io ho un figlio che ha una malattia infiammatoria e l'ha avuta in un periodo di transizione di età non facile, nel senso fra i 16 anni era classificato un adulto, ahimè. E questo è stato un problema non da poco. Infatti prima vedevo che veniva, è apparso una slide dove diceva che si deve lavorare in maniera multidisciplinare perché comunque la malattia infiammatoria ha una serie anche di concause, nel senso, e anche di problematiche. Ecco, io questo ho notato, spesso non c'è questa rete, spesso è il genitore che deve fare mille fatiche e mettere in atto una serie di strategie per avere lo psicologo, il nutrizionista e il gastroenterologo. Ecco, siccome il peso è molto grosso che un genitore deve affrontare, soprattutto mio figlio ha fatto anche un'altra malattia oncologica, quindi speravo che lì avessimo chiuso. E chiedo che su questo si possa lavorare perché un genitore non deve essere lasciato solo in un momento dove c'è una malattia che è una cattiva compagnia di viaggio, è una cattiva compagna di viaggio. Grazie. Sì, grazie per la domanda, sono assolutamente d'accordo con lei, le figure devono essere tante e devono essere iperspecializzate soprattutto nel trattare questo tipo di paziente a seconda delle diverse età. Devo dire che ad esempio l'approccio psicologico, quindi anche lo psicologo che si occupa di queste malattie, non è lo psicologo che lei può trovare in altri servizi. Per cui credo che proprio l'identificazione di un centro multidisciplinare abbia anche e soprattutto questa funzione di poter fornire a 360 gradi la valutazione. L'altra cosa che ha detto e che trovo molto giusta è il problema dell'età. Abbiamo un rappresentante della regione Emilia-Romagna, io esprimo un mio parere personale, fino a 18 anni secondo me il paziente è ancora pediatrico, anche perché la valutazione deve essere una valutazione familiare, piano piano si rende autonomo poi il paziente nella transizione verso l'adulto.